Allora, la cosa interessante di questo film, dopo l'esperienza di tanti gangster movie che ho fatto, questo è un film che non è un gangster movie, ma non è un gangster movie. È la storia di un uomo ribelle, è il gioco di uno che ruba, chi ruba, è il gioco straordinario che il pubblico farà il tifo per te. Poi c'è anche dentro l'elemento dell'uomo che ha tenuto la sua famiglia a riparo e soprattutto il finale che è quello che lui vuol donarsi a coloro che si è ribellato. Quindi, e alla fine la storia è una storia importante, molto profonda, no? Quindi il tuo banditismo non è un banditismo di fame, è un banditismo di ribellione, di protesta, in un certo modo. Fatto stesso che il pubblico, quando vedrà questo film, appunto dirà: questo signore era un borghese che ha spogliato la borghesia come tutti i rivoluzionari e ha rubato chi ruba. Per poi dopo, quando ha pagato il suo conto, con la giustizia si è donato alla gente. E questo è un principio rivoluzionario, in un certo modo, che fa sì che l'opera filmica diventa importante. E la drammaturgia dei personaggi deve essere profonda, perché è un film che va scritto bene, miracolosamente costoso, perché è un film che costa poco, un film che costa tanto, la fatica è sempre quella. La differenza è che la qualità dell'opera filmica viene bene. E io ci tengo molto, perché tutti sognano di fare un film a Venezia, ma pochi ci sono riusciti. Quindi questa è una sfida che noi oggi, che da ieri quando ci siamo incontrati, è la prima cosa, la cosa importante, è una sfida questo film. Non avremo nemici se non i soliti, i tuoi nemici erano i ladri che tu gli hai rubato, capito? E quindi alla fine diventa interessante questo gioco qua. E dico di girarlo in inglese perché deve essere molto internazionale, ma io metterei al primo posto la tua figura, la tua persona, e poi metto al secondo posto Venezia, che è un gemello importante nel mondo. Così uno personaggio di Venezia, che è un vero doge, perché il doge per me, per tutti si aspetta, infatti questo film la gente non saprà di che cosa si parlerà di questo film, lo sapranno i rotocalchi, ma quando la gente va a guardare lo schermo, il doge veneziano, uno si può capire una storia d'amore, non si sa che storia è, invece questa è una storia d'amore, amore per la vita di uno che ha pagato dazi, rivoluzionandosi, ribellandosi contro un sistema e contro quelle che sono poi pezzi di merda. Tant'è che l'indifferenza nei confronti di chi ti ha accusato sarà talmente tale che il personaggio è già morto prima di partire. Ma io penso che, come abbiamo detto, il mio obiettivo non è certamente quello di, come possiamo dire, di apparire. Certo. Tu sai che sotto c'è una cosa, c'è un progetto benefico, e quindi tutto, per quanto mi riguarda, io capisco commercialmente, capisco la spesa, capisco molto, però vorrei che questo, che di dare questo messaggio non solo ai ragazzi, alle nuove generazioni, no? Di non fare certamente quello che ho fatto io, questo è palese. Perché per arrivare nella vita devi arrivare, ma non certamente facendo quello che ho fatto io, ma perché i bambini? I bambini, perché bisogna partire da lì. Bisogna proteggerli, non picchiarli, amarli. Io dico sempre, quando c'è amore, doni amore e ricevi amore. Quando c'è violenza, ricevi violenza. O meglio, se ti insegno la violenza, di conseguenza ti entra dentro. E poi guarda cosa è successo a me. Parte tutto da lì, eh. Perché se io avessi avuto un padre come tutti i padri, probabilmente poi, certo, almeno nell'alta borghesia di Venezia, ho detto i ricchi sono questi, io addosso i ricchi, e mi sono accompagnato ai poveri veri, non i poveri così, i poveri veri. Silvano è l'emblema, quando dico Silvano, per chi non lo sa,
io parlo di Salvano Maestrello, che per noi ragazzi giovani è un mito, è stato un mito, a prescindere da quello che lui nella vita possa aver fatto, ciò non toglie che il tutto viene dalla violenza ricevuta, perché Silvano per mangiare andava nella spazzatura quando aveva 4 anni, 5 anni, non aveva le scarpe, pioveva, il freddo, non c'aveva nulla. E la cosa ancora più grave è che le violenze subite le subiva anche da quelli del popolo. E lì è gravissimo, perché alla fine della fiera era tutto agglomerato di povertà. E quindi Silvano per me nel mio cuore resterà sempre, e dico spesso, mi rivolgo a lui, gli dico aspettami che manca poco, perché non vedo l'ora di vederti, di riabbracciarti. E anche un nostro altro amico Paolo, in questo caso Bovo, che è stato ucciso, e io so che mi stanno aspettando. È stato un trio formidabile, e sono rimasto solo, però dai, non manca molto, finiamo questo progetto, facciamo questa casa per i bambini, io, tu sai, ti ho spiegato, per me è vitale. Dico a mio figlio e a mia moglie, dopo posso anche morire, mia moglie e mio figlio e il papà, non direi così, stai con noi ancora, però credimi, oggi la mia vita è spesa per questa cosa, per questo progetto, perché è più forte di me, lo sento dentro. E cosa accade? Accade che io spero che la gente mi aiuti in questa cosa, perché ma è anche una cosa sociale, insomma, i bambini si devono amare, mi ripeto, i bambini dobbiamo amarli e dobbiamo tutelarli. Certo. Sarò un po' miloso, sarò, ma io sono questo, lo sono sempre stato, voglio che questa cosa, anzi con il tuo aiuto, perché il sogno, che quando sarà, tu ci sarai, quando faremo l'esplorazione, quindi potrò ben dire, Francesco, mi aiutate in questa cosa, in questa opera. E credo che insomma, a livello umano, non bello, bellissimo. E non dimenticandoci del nostro grande Dodo, che anche lui farà parte del cast, e anche il nostro Diego, anche lui potrei dire un giorno, anch'io ho aiutato il progetto. Che Diego è stato un fortunato, nel senso che la sua famiglia ha studiato, non sa cosa sia la povertà, i maltrattamenti, quindi io sono certo che lui lo fa col cuore e sono sicuro che lo farà il meglio. Io mi conosco da poco, ma per quel poco che ho potuto capire, lui è una bravissima persona, onesta, e anche lui crede nel mio progetto, quindi camminiamo insieme. Lui sa che questo mio desiderio è talmente forte che mi permetto di dire non mi abbandonerà, perché infine è talmente nobile, talmente importante, talmente socialmente utile, perché non dimentichiamoci che poi avremo anche i bambini autistici, avremo quei ragazzi un po' ribelli che formeremo con la scuola, lo studio, eccetera, eccetera, con il lavoro. E anche questo è importante che noi faremo perché affinché i ragazzi non cadano nella strada e nel crimine, come è accaduto a me. Perché, bisogna dirlo, a me non hanno insegnato nulla. E quando sei in strada, ecco cosa accade, ti porta a questa vita. Non tutti l'hanno fatto, certamente, però la strada aiuta. Se non è un maestro che ti dice fai così, fai colà, i miei maestri sono stati altri. Quello che non faccio io oggi, quei ragazzi giovani soprattutto, io non sarò più quel maestro, io sarò un maestro di vita, di valori, quei valori che ho sempre avuto nel mio anno e che sono rimasti lì per molti anni, ma oggi mi sono risvegliato, allora ero anestetizzato, quindi ecco il mio modo di dire oggi, sperando che quando sarà un posticino di un bel luogo ci sia anche per me.
detto questo, sarebbe bello che anche Diego dicesse la sua, come sa fare, e quindi cosa ne pensi del progetto cinematografico, soprattutto perché qui parliamo del tuo campo essenziale, nel senso del cinema, tu sei il cinema, quindi mi piacerebbe che anche tu ci deliziassi della tua, di cosa ne pensi, ecco, di questa cosa. Beh, innanzitutto, fra piccola parentesi, so che tu vuoi rivedere Silvano, ma io mi auguro che tu abbia minimo altri 50 anni e tu ti di salute e che tu stia bene. Quello è l'augurio di tutti, insomma. Che ti puoi godere la famiglia e tutto quanto, che stai veramente bene. Per il cinema, innanzitutto, sì, ho sempre sognato di fare questo film, da Faccia d'Angelo in poi. Nel senso che non voglio fare confronti con gli altri film, però il ruolo del Doge è stato comunque il ruolo che ha segnato un po' la mia vita, perché è quello che ha fatto la divisione tra prima, che magari facevo ruoli più piccoli, e dopo il Doge, che mi hanno riconosciuto come un attore che insomma sa fare il suo lavoro. Quindi già da quando era uscito Faccia d'Angelo ho sempre sognato di poter fare un film sul ruolo del Doge, anche se all'epoca non conoscevo ancora Giampaolo, ci siamo conosciuti molto molto dopo l'uscita del film, insomma. E quindi già solo il fatto di fare un film così è un sogno, è veramente un sogno. E secondo me le possibilità per fare un ottimo film ci sono, nel senso che se uno ha letto il libro, cioè già là, ripeto, cioè il libro è pazzesco, è veramente incredibile. Delle avventure incredibili, ma poi la roba bella del libro sono i sentimenti, le emozioni, cioè tutto il rapporto con la famiglia, quella è una cosa meravigliosa secondo me. Ci sono momenti nel libro che io stesso mi sono messo a piangere, a parte quando è morto Silvano, poi anche quando torni, che c'era tua mamma che stava male, tutto. Cioè ci sono momenti quando il prete non vuole battezzare Armando, ci sono momenti che sono veramente uno si mette a piangere nel libro. Il libro è bellissimo e secondo me si può fare una roba pazzesca, insomma. Quindi fare questo film sarebbe un sogno, ripeto, non so come dirlo in altre parole, ma sarebbe veramente una roba meravigliosa, insomma. E più dietro poi alla fine c'è anche comunque il progetto di Giampaolo, che è sicuramente un progetto importante, che credo che occuparsi, insomma, dei ragazzini disabili o questi sono essere veramente molto importanti, forse. Io ci tengo particolarmente, che mi sa che mi ho una particolare sensibilità in quella direzione. E niente, è un sogno, più di così non so cosa dire. È un sogno che si potrà realizzare, e certamente si realizzerà, sempre col nostro boss qui vicino. Allora, per quanto riguarda questo film, io quando prima di venire a Venezia, che vengo tutti gli anni al festival, sono stato in concorso con Albert Ferrara, con Mary nel 2005, che ho vinto il premio della giuria, poi sono stato con Albert Giuntai sull'assassino di Rabin, un film di Israele, dove c'era il presidente Napolitano, presente alla proiezione. Più ho portato 900, ho detto una stravata di Bertolucci con Depardieu. E ogni anno succede, facciamo sempre delle cose a Venezia. Quindi c'è un legame forte con Venezia, perché è una città che a me a livello cinematografico mi ha dato tanto, e soprattutto tutti parlano dei market a Toronto e a Cannes, io a Venezia ho sempre chiuso cose, c'è qualcosa che mi porta sempre in questa città. E quindi fare un film a Venezia è il sogno di tutti, però bisogna farlo bene. Non si può sbagliare con Venezia, questa è una regola. E soprattutto non è di solito a Venezia si fanno dei film maniconici, tristi, film d'amore o film epici. Anonimo veneziano. Questo è ancora un film ancora più difficile, perché raccontare il maldito gentiluomo in una città come Venezia è il film più difficile che si può fare a Venezia. Quindi dobbiamo armarci di tanta pazienza. Dobbiamo scriverlo bene, perché io una cosa che ci tengo a dire, quando ho iniziato a fare questo mestiere, se i film non si scrivono bene non si va da nessuna parte. Quindi questo è un film che va scritto bene, mille volte scritto bene, la squadra c'è, gli sceneggiatori c'è, poi possiamo prendere, quando il film è scritto bene si prendono tutti gli attori possibili.
perché la sceneggiatura è come un'opera d'arte. Se tu prendi un quadro di Caravaggio, lo rovini, è come quando anche vai con una donna, come quando fai un cavo di una macchina. Se c'è uno che sbaglia, ci sono i morti. È uguale nella sceneggiatura, nel cinema, è la stessa cosa. Come fare un'opera d'arte, guarda come parlo di sceneggiatura americana, come fare un'opera d'arte, come fare un cavo di una banca, di qualsiasi cosa, o come fare un film, è uguale. Tutti i meccanismi che sono stati concordati prima devono rispettare quel meccanismo. Ed è così, non lo so chi l'ha deciso, ma è la regola del gioco. Quindi questo film va fatto molto forte, con grandi attori, Diego ovviamente, ma io non ce l'ho, neanche ce l'ho con gli attori italiani. Purtroppo devo spezzare una critica forte agli italiani che gestiscono il cinema in Italia, che sono tutti per me, io li chiamerei infelicetti, perché non sono capaci, fanno i film per loro, per i loro quartieri, per i loro rioni, non ci sono agenti, non c'è niente, noi siamo persone di valore, ma quelli sono andato all'estero, perché con le persone, con gli attori importanti, facciamo capire cos'è l'Italia, no? Quando portiamo i film stranieri in Italia, abbiamo valorizzato Matera e adesso faremo anche questo a Venezia. È un film che si deve ricordare a Venezia. Il Doge veneziano, un titolo come Morte a Venezia o È triste Venezia, deve essere uno slogan importante, perché nessuno deve sapere cosa c'è dietro in questo film Il Doge veneziano. Andate a vederlo poi con cazzi amari, perché si piange, si ride, c'è un'identificazione nel personaggio, no? E francamente io, parlando sempre di Diego, non so perché, siamo amici su Facebook, ho sempre avuto questa... Però col cinema italiano sono molto arrabbiato, perché la fatica supera il gusto. Invece con quegli stranieri, paradossalmente, c'è più feeling, diventa più da strada, perché il cinema è strada. Bravo, bravo. E quindi quando parli con questi felicetti a Roma, non valgono, scusate il termine, non me ne frega niente, lo dico, perché tanto non sono politicizzato, è un dramma, purtroppo il cinema è politicizzato in Italia, da gente incapace ovviamente, ma altrimenti i risultati sono la spada di Damocle, che dicono che il cinema italiano ha delle difficoltà perché è gestito da questi cazzoni. Abbiamo un grande direttore di un festival che è un amico, che è Alberto Barbera, che ha portato il cinema di Venezia, guarda caso l'ha portato ad altissimi livelli, superando anche Cannes. Quindi ci siamo, dobbiamo stare attenti ai felicetti, che sono quelli che sono nel cinema romano, che non ci sono attori, non voglio denigrare la categoria, non ci sono attori, non ci sono star, non ci sono status symbol, motivo perché c'è tutto chiacchiericcio che porta, non c'è un codice deontologico. Invece quando nel cinema, paradossalmente, come nella vita, quando c'è un codice deontologico, tutto funziona. E le grandi storie, anche di gangster movie, che è la mia specialità di produttore nei film, funzionano perché c'è sempre un'anima, una ribellione, una rivolta e un credo. Tu non sei un bandito così, sei un bandito che ha fatto questa cosa per una forma di ribellione, perché poi tutti i veri banditi non amano il denaro. Tutti i veri banditi l'hanno sempre buttato via e i banditi non hanno mai avuto bisogno di pagare delle donne per avere delle donne. Essendo esperto di banditismo, ne ho conosciuti tanti, anche Renato, no? Tutte persone che si sono ribellati contro un sistema che poi, quel stesso sistema, sono loro i veri banditi che rubano la gente povera, come le banche. Voi avete rapinato le banche, che oggi sono loro i veri rapinatori. Quindi anche nel film questo messaggio, bisogna che ci mettiamo d'accordo, che sono i buoni e i cattivi, non l'abbiamo ancora capito, forse ci metteremo sempre, però intanto questo film qua non è uno, hai capito, un infame. L'infame è indifferente, non funziona nel cinema come non funziona nella vita. Dirà, vengono i brividi a sentire qualcosa di infame, eppure come il topo,
il topo è un animale che l'hanno fatto da mano, ma è brutto. Ecco, l'infame è uguale, quindi l'infame al pubblico non piace, purtroppo è così. E quindi raccontiamo, in tutta questa grandissima storia, raccontiamo di un bandito gentiluomo che attraverso il suo, diciamo, non violenza, violenza psicologica che ha avuto da bambino, si è ribellato a un sistema, proteggendo la sua famiglia, chiudendo, facendo del bene, quando è tornato a casa, no? Capisci cosa vuol dire? Non ha ammazzato mai per piacere, ha ammazzato chi lo voleva ammazzare, e soprattutto non ha fatto delle cose brutte. E l'infamità in questo film è un argomento molto indifferente. Non se ne parlerà neanche perché non è interessante. È una, diciamo così, una scena che mette la camera da presa col carrello e passa davanti. Infame rimane lì e il carrello passa davanti. E non viene neanche citato perché la gente non ha molta fretta che questo carrello passi, perché non è un argomento interessante. E quindi questa è la vittoria. Capisci cosa voglio dire? Questa è la piccola morte che la vita può fare, con l'indifferenza, perché altrimenti è come sparare sulla croce rossa. Detto questo, l'amore di questo film, mescolato con la bellezza della città, io penso che c'è aria di premio questa cosa qua, c'è aria di qualcosa che può rimanere, perché sono cose che non abbiamo neanche cercate noi, ci siamo cercati. Quando ho riflettuto io se venire o meno, perché io ho anche due o tre studi di proposte, in uno non sono convinto, anche se è epico, Milano. Questo invece è qualcosa che va da solo, come quando scrivi una canzone, no? Va da sola, quando scrivi una bella storia, non è che perché la scrivi tu, perché c'è un miracolo, c'è qualcosa che ti fa andare avanti, siamo qua. E che io ho accettato di venire qua perché pensavo di trovare quello che ho trovato, non mi sono sbagliato, a volte lo stomaco e il cuore ti porta su una via che sa da fare, ecco perché ho accettato di venire, di incontrare una persona che io pensavo, credevo di trovare, una bella persona con una bella famiglia, Diego anche, una persona umile e che purtroppo potrebbe fare di più, ma è soppiantato da una nazione felicettiana romana che prima o poi andrà via, prenderemo noi la rete del cinema e faremo dei bei film, perché il nostro sogno è fare quello dei bei film. E poi devo aggiungere una cosa, io faccio questo mestiere perché anch'io ho avuto le mie, vengo dalla strada anch'io, sono stato un uomo di strada e il cinema è terapia, no? Quindi a me il cinema mi ha aiutato a non prendere un percorso diverso che di quello che potevo prendere da ragazzo. Quindi è un dovere, quando ci sono queste storie, per onorare, per mostrare cosa vuol dire l'onore, cosa vuol dire il coraggio, cosa vuol dire l'amore. E questo sono elementi che possono dare aria di qualcosa che può restare quando non ci saremo più. Non voglio aggiungere altro perché altrimenti sembro troppo rock and roll.